Non abbiamo mai nascosto, diciamo, che c'era il concreto rischio di andare al ballottaggio. Questo è dovuto al fatto che da una parte la divisione, diciamo così, del centro-sinistra, di fatto a livello locale, dove più candidati al sindaco che sono presentati di fatto raccoglievano e hanno raccolto, diciamo così, l'elettorato del centro-sinistra. Quindi questo, diciamo, la divisione, diciamo, interna al centro-sinistra ha portato di fatto a una riduzione concreta, no, di quella percentuale di votanti nei confronti, diciamo, del sottoscritto e della coalizione che rappresenta. Nello stesso tempo la situazione nazionale del centro-sinistra ha inciso in maniera importante, lo stiamo vedendo non solo a Sarzana ma anche in altre realtà italiane dove si è andato al voto, purtroppo la crisi del Partito Democratico e la contemporaneità, diciamo, di un nuovo governo, quindi il governo del Movimento 5 Stelle e della Lega, anche questo ha inciso nel consenso locale. La speranza era quella che si potesse, diciamo così, scindere l'elezione comunale dalla situazione nazionale, e di fatto questo non è accaduto. Sono però molto ottimista per il secondo turno, perché di fatto abbiamo la possibilità di espandere completamente il nostro consenso, proprio per il fatto che possiamo raccogliere su di noi molti elettori che oggi non ci hanno votato, ma che hanno votato liste, candidati che comunque rappresentano il centro-sinistra sardo. Mentre per quanto riguarda il centro-destra, la coalizione era compatta e la forza, diciamo, di quella coalizione non la vedo in espansione nel secondo turno. Quindi noi da domani iniziamo, diciamo, la campagna elettorale per il secondo turno, convinti, diciamo, di poter vincere e convinti che, come si può dire, i sardanesi in questa prima tornata hanno, diciamo, avuto la possibilità di scelta, no? C'erano più candidati che comunque rappresentavano un elettorato di centro-sinistra. Ora questi elettori devono scegliere se dare una continuità al voto, quindi continuando a votare centro-sinistra, oppure votare a destra. Io sono convinto che la quasi totalità di quei elettori confermeranno il loro voto nei confronti, diciamo così, di una rappresentanza del centro-sinistra. Poi da domani aprirò un dialogo programmatico con le forze che si sono presentate, con le liste civiche, con le forze, con i partiti che sono presentati alle elezioni, per capire se ci sono le condizioni proprio per aprire un dialogo programmatico e quindi vedere se ci sono, dopo ho visto già nei giorni scorsi sinistra sardanese che aveva già annunciato la disponibilità nell'apparentamento alla nostra coalizione, partiremo da loro per vedere poi se ci sono anche altre forze disponibili a discutere e a individuare un percorso programmatico per presentarsi il 24 giugno. Ma escludi completamente anche la possibilità di trovare un accordo con Paolo Mione, o c'è la possibilità? Ho detto che da domani inizieremo un ragionamento con tutti, apriremo un confronto programmatico per capire se ci sono le condizioni. Lo apriremo con quelli che da subito hanno manifestato la disponibilità ad allearci con noi, nel secondo turno, come la sinistra sardanese.
dici che il centrodestra ha esaurito la sua capacità espansiva, non potete invece, non temi che possa verificarsi una convergenza in linea con quanto avviene a livello nazionale con i 5 Stelle, tutte le centrodestra e 5 Stelle? Ma forte importante, hanno preso una buona quantità di voti. Sì, sì, vediamo nei prossimi giorni anche 5 Stelle che cosa che intenzioni ha. Io ritengo che a Sarzana un elettorato consistente del 5 Stelle proviene, diciamo così, dalla sinistra, quindi io ritengo che questo possa, diciamo così, anche convincere le 5 Stelle a capire se ci sono le condizioni per poter, diciamo, avviare un ragionamento. O comunque mi risulta che in molte parti d'Italia hanno fatto anche non hanno preso posizioni in caso, diciamo, di ballottaggio tra centro-sinistra e centro-destra, vediamo che posizioni hanno. Io parto dal mio programma, da questo programma cerchiamo di capire se c'è un punto di incontro con le altre forze che non si sono alleate con noi, ma che al secondo turno magari ritengono più opportuno allearsi con noi che con la destra. Hai parlato di rischio ballottaggio. Non hai mai ipotizzato il rischio, o tenuto il rischio, di poter addirittura non arrivare al ballottaggio, cioè no, di arrivare terzo? Quello penso. No, io personalmente no, perché ritengo che ritenevo e ritengo che era assolutamente possibile. La mia coalizione era una coalizione ampia, formata da più liste, abbiamo sempre visto che il 5 Stelle, il voto del 5 Stelle è decisamente diverso per le elezioni comunali rispetto alle elezioni nazionali, e anche a Sarzana si è confermato questo voto. Eravamo convinti che sicuramente al ballottaggio la mia coalizione ci potesse andare. Hai già un'idea di che cosa, su che cosa giocare la possibilità di un apparentamento con le altre forze? Ma secondo me ci sono diversi temi che, se si leggono i programmi, sono molto simili. Se si pensa al sociale, se si pensa al nuovo PUC, sono due temi su cui i programmi di alcune forze, alcune liste civiche, partiti, erano molto simili, sono molto simili al nostro programma. Quindi, sì, anche centrodestra, quindi rischia di non essere il programma il punto di chiave. Però dobbiamo partire da quello assolutamente, cioè non dobbiamo ragionare qual è il futuro di questa città e se darvi mano al centrodestra, oppure creare le condizioni perché ci sia una continuità di sua storia, e nello stesso tempo anche creare le condizioni che ci sia anche un mondo politico, programmatico, con queste forze civiche e partitiche. Secondo me ci sono proprio le condizioni per poterlo fare. Comunque, se così non fosse, io ritengo che quell'elettorato non si sposta a destra. Questo, ripeto, al primo turno i cittadini hanno avuto tante scelte rispetto al passato, c'erano più scelte rivolte, diciamo così, al mondo del centro-sinistra. Al secondo turno non hanno più scelte di centro-sinistra, ce n'è una sola, se no devono fare un salto di là. Quindi io ritengo che ci siano le condizioni politiche, ma anche, diciamo così, tra i cittadini sarzanesi, per dire che noi abbiamo molta più capacità espansiva rispetto al centro-destra. Quindi comunque la possibilità centrodestra N5S te la esprimi a priori come eventualità? No, io non, 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 non,
escludo perché non sono nella loro testa. Ritengo che, conoscendo anche un po' la città e le dinamiche politiche cittadine, io ritengo che una larga fetta di elettorato del Movimento 5 Stelle è un elettorato di centro-sinistra. Quindi io ritengo che ci possono essere le condizioni per convincere quell'elettorato a votare noi e non a votare il centro-destra.